Buondì gente, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Allora, oggi siamo qui con Newstech. Infatti c'ho questo dove leggo le news tech. Cioè, Newstech è un po' il nuovo format della scorsa settimana in cui parliamo di Apple, tipo podcast unito a Newstech. Quindi prima facciamo la parte di Newstech, poi ci dirigiamo su vari altri argomenti che non sono qua nel mio Newstech. È uscita la nuova versione software iOS 15.1 per risolvere alcuni bug, come il famosissimo di iPhone 13 che non si sbloccava con la mascherina tramite Apple Watch, abbinato sempre all'Apple Watch. Però Apple, cioè, dopo una settimana e mezzo riesce già un nuovo software, non è da te, capisco, però ok. Windows 11 verrà rilasciato il 5 ottobre. Questa tatticissima da parte di Microsoft, ovvero per voi domani. Quindi tanta tanta roba, sono contento. Cioè, poi io non lo userò, però magari qui sul Mac con qualche simulazione farò qualcosa, vi farò vedere, vi parlerò, se no recuperirò qualcosa da Windows, però sicuramente di Windows 11 parleremo, vero Microsoft? Poi abbiamo un altro bel rumors molto 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 interessante, ovvero iPhone 14 che ci dovrebbe essere da 2 tera. Io non ci credo tanto, però l'ha detto anche iPhone Italia. Avrei un po' paura. Come non credevo iPhone da 1 tera. No, ma 2 tera sono il doppio di 1 tera, raga. No, cioè no. Apple, no. Cioè, o mi metto una roba ProRes matto sgravato, oppure no. Cioè, Apple, come li occupo 2 tera? Già è impossibile occuparne uno, anche con tutto il ProRes che vuoi, ma ce li registri in un giorno, passi sul Mac tutto, monti il tuo video che di base, se registri in ProRes, di base monti qualcosa, poi le elimini. Cioè, almeno questa è la mia idea. Poi. Ora mi potresti ammazzare, ma si dice, l'ha detto anche il buon Prosser e il buon Minci Kuo, che AirPods 3 arriveranno entro fine anno. Queste AirPods 3 è dallo scorso anno che devono arrivare entro fine anno. Ma a me non mi interessa. Cioè, raga, le AirPods 2 sono dei prodotti ottimi, non capisco cosa dovrebbero avere come. No, 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 non ha senso. E poi l'unica cosa, secondo me, sarebbe un nuovo case, anche per i nuovi modelli con chip 1, tipo AirTag. Quello sì, avrebbe già più senso. È uscita la nuova stagione di Foundation, la serie Apple TV Plus. Primi 2 episodi sono usciti. Non ho TV Plus, quindi non me lo potrò guardare. Però appena me lo farò, arriverà un video su proprio Apple TV Plus. Ah, e con iOS 15.1 arriva anche SharePlay, finalmente, direi. Ho fatto anche la rima, vedi? E ultima cosa, Apple Car. Ci sono delle novità perché Foxconn ha acquistato una fabbrica della General Motors, una vecchia fabbrica. Ma ora passiamo alle mie cosette belle. WatchOS 8 fa schifo. C'è ciuccia batteria, che è una roba impressionante. Non ha roba in più se non la nuova watch face, 2 nuove watch face. Io ne uso solo una, ovvero questa qua. La Global mi sembra si chiami. E poi ci sono tanti nuovi colori, ma per le watch face si può andare a riprendere le vecchie cose, ma non è che sono cose che mi fanno fare. Ah, ok! WatchOS 8 è la vita, cacchio! Come ho fatto senza prima? No, cioè WatchOS 8 è un sistema operativo. È un WatchOS 7.5, come dicevo anche nel video di iOS 15 di 2 giorni fa. Però è così. È così, non ci si può far nulla. Io l'ho già messo da un po'. Secondo me è tutto un po' così. Ho guardato varie immagini e ho detto: wow, che figata la fotocamera di iPhone 13 Pro. Ah! Date 1289 euro. Per favore, fate delle donazioni. Raga, non è che è tanto, vero? Non è che è tanto chiedere. Dai, raga, facciamo 12 euro a 100 persone. Dai. Lo faccio, lo faccio. Cioè, 1289 euro perché io c'ho un problemino. Amo i telefoni big. Quindi deve essere big. Poi Big Sar. Quindi, ragazzi, per questo video è tutto. Noi ci vediamo in un prossimo video. Lasciate like, seguitemi su Twitch. Link in descrizione. Instagram, link in descrizione. Il mio canale Telegram, link in descrizione. Twitter, link in descrizione. Lasciate like.
Non dovete neanche andare in descrizione, non c'è nessun link. Basta per quel maledetto pulsante. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. E noi ci vediamo in un prossimo video. Oggi video corto, bello, 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 come piace a noi.